riesci a riprenderlo da qua, buona serie. Faccio io. Buona serie. Detto questo, pigliata anche la provocazione, però poi diciamo una squadra di persone per bene, noi possiamo anche, un punto io che propongo, che discutiamo anche ferocemente, cose che fanno male o che creano antipatia, basta che poi alla fine troviamo un accordo sulle cose da fare, sui punti che ci unificano, cioè secondo me dobbiamo fare così. Perché anche qua, per dire, faccio un esempio, cioè io ammiro il movimento dei pastori. Questi giovani stanno facendo un lavoro eroico. Vuoi vedere la mia previsione? Sono un figlio di puttana, non vincerò. È chiaro? Perché rimango in mano. Quindi io con Flores voglio discutere. No, quello che ha fatto sul lavoro, che cazzo vuole fare da lui? Chiaro? Qual è il punto? È chiaro? Non se io ho un amico mio. È chiaro qual è il punto? Quindi, i problemi sono di sostanza. Quindi è chiaro? Quindi, questo lo chiedo pure scusa. Io rispetto anche alle cose che diceva il mio amico Beppe De Sanis, voglio dire che e anche la cosa che ho sentito da voi di parlare, il tempo di fare qualcosa di diverso è questo. Non è più il tempo di metterci in una piattaforma se dobbiamo chiedere questo congiunto, se dobbiamo tornare a questo, se dobbiamo... Purtroppo tutto questo. Io credo una cosa più sul lato diciamo del rigore, io tratto in termini proprio tecnici, condivido assolutamente il 100% dei vostri suoi straordinari interventi, dal punto di vista proprio tecnico, però ho sentito quei interventi strepitosi, chiedo scusa, non ho potuto onorarli entrando in me, ma li condivido, come dire, diciamo, in pari c'entra anche immediato. Perché questo viaggio dentro la crisi, sia nella fase iniziale della crisi, sia quando la crisi ha cominciato a devastare e calpestare la campagna, l'abbiamo fatto. E ora bisogna che questa esperienza diventi una teoria della crisi. Non possiamo avvicinarci più alla battaglia territoriale o istituzionale nei termini in cui probabilmente lo abbiamo fatto. O facciamo un salto in avanti in tutte le direzioni che qui vengono sollecitate, non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche del ragionamento, del tipo di idee e del modo in cui vogliamo portarlo avanti. Una cosa in particolare di quello che diceva De Sanis, non siamo al 3%. Non è vero che sia il 3%, così i conti non tornano, né perché sì, la statistica lo dice, però guarda se fai i conti di quanti sono i comuni nel mezzogiorno d'Italia, mettila assieme e vedi com'è connotata l'economia di questi comuni, grandi e piccoli e medi comuni, sono intere realtà del mezzogiorno. Che sono economia, che sono insediamenti, che sono rapporti con la società, col potere, con le istituzioni, sono anche egemonie, qualora, queste elementi. Allora quello che sta entrando in crisi, non sono soltanto i conti economici, che muoiono 110.000 aziende, ma entra in crisi un intero modello di sviluppo del nostro paese. Ma salta anche la Grecia, salta anche la Spagna, perché? Perché la crisi finanziaria si salta con la crisi delle campagne. La Spagna organizzata, con l'associazionismo maturo e pieno della Spagna, nell'ortofrutta, non conta niente. Saltano come se fossero un solo contadino che si presenta al mercato. Perché l'onda, la spinta è devastante. I leghisti difendono una prospettiva politica, oltre a difendere
gli allevatori in campagna, ma lo sanno che difendendo gli allevatori in campagna difendono tante altre cose. Ecco perché non muovono e sono disposti a fare la crisi contro Monti e il governo. La consapevolezza che questo 3% sono punta avanzata, se vuoi, e chiamiamolo così, inconsapevole, se vogliamo, perché è difficile discutere con i contadini, difficile. Il contadino vuole che dopo la manifestazione entriamo all'assessorato, apriamo la borsa, ci mettiamo 2.000, 3.000 euro a testa per cranio, e la battaglia è qui, non è così. Bisogna ritornare a comprendere, e questo è un dato di questo passaggio, dove la crisi sta spingendo anche i produttori, le campagne, a prendere consapevolezza che dentro questo schema siamo perduti, i nostri territori saltano, c'è la devastazione, soprattutto nel mezzogiorno. La crisi accelera tutto questo, noi dobbiamo essere in grado di fare, di raccogliere questa e di farlo con l'intelligenza e l'energia di cui siamo capaci e con lo spirito di cui parlava De Sanctis. Con quello spirito esistono mille fuochi aperti nel mezzogiorno, piccoli o grandi che siano. Molto spesso si guarda l'inganesco, si sentono in competizione. Non parlo delle grandi organizzazioni che non, completamente, insomma, presentano la piattaforma di 20 anni fa, di 15, 40, 30, 35 anni fa. La carta rivendicativa di 25 punti. Magari poi non si realizzano. Io penso a una crisi all'interno della quale il produttore si è interrogato. Vi faccio un esempio, cari amici. I temi della commercializzazione sulla quale non ho sentito una parola, cioè allora, se mi consentite, una sola parola. Ma guardate che nel mezzogiorno sono il tema dell'agricoltura, fondamentale, sono il tema del valore, sono il tema è di tutto un processo all'interno del quale ci si misura con i mercati, ci si misura con i commissionati, ci si misura con le provvigioni illegali, ci si misura con le mafie, ci si misura con la mancanza di rintracciabilità del prodotto, ci si misura con l'immissione clandestina di prodotti non solo di grano, come si tagliava il vino, si taglia anche il ciliegino, sappiate, con il ciliegino, tutti i prodotti vengono tagliati, anche le mozzarelle, anche i formaggi, la qualunque cosa. Quindi c'è un interesse grande che dal produttore parte, si struttura e riesce a interloquire con poteri che hanno rinunciato totalmente ad un modello di sviluppo di un paese che ha la sua metà, esattamente la sua metà, in cui senza questa presenza non c'è niente. Ma con la consapevolezza che la battaglia parte anche dalle questioni, con il 7 di settembre noi saremo di fronte al mercato di Vittoria, abbiamo fatto la lettera al prefetto di Ragusa, abbiamo fatto la lettera al sindaco e vi diciamo, se abbiamo speso 2 milioni e mezzo di euro nel più grande mercato agricolo alla produzione d'Italia, che è Vittoria, in cui ci sono i pannelli informatici per le mercoriate di tutta l'Italia ed europei, voglio sapere la zucchina tondo, liscia, calibro tanto, quanto si sta vendendo in questo momento a Berlino.